Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale, questo è Mauro che vi parla e oggi iniziamo a parlare di Action al Mike Tyson 2019. Abbiamo la prima sfida agli ottavi di finale. Che ne dite di questa sfida, Che ne dite di questa sfida? Domani, se siete iscritti al canale, domani lo sapete che c'è la finale di questi, Frank contro Hydra, È una coincidenza, ma Non lo so. C'è la finale del Mike Scrauso, Frank contro Hydra, degli ottavi di finale turno 1. Quindi speriamo che non spoilino come è andata a finire, visto che devo ancora farla la finale, dai, speriamo. Comunque vi ho fatto votare su Instagram, la maggior parte avete preferito che facessi battaglia per battaglia, perché da quanto ho capito ci sono stati dei problemi di audio nella battaglia intera. Quindi va bene, non c'è problema ragazzi. Facciamo questo a Mike Tyson 2019, poi iniziamo a Mike Scrauso, la terza edizione, finiamo il pezzente e iniziamo poi altre battaglie. Quindi non vi preoccupate ragazzi, voi continuate a dirmi quale battaglia volete che reagisca, piano piano le facciamo tutte. Quindi andiamo subito a vederci questa, dai! Frank contro Hydra! Mike Tyson! Ehi, chi c'è messo? È tutto bellissimo. Avete fatto pagliotti spari? Parte Hydra. Oh. Ah sì, questo. Ah, sì, si blocca okay. Tutto. Questo abbiamo già visto. C'era Bruno Buck contro Nerone, mi pare, no? Ok. Allora. Mi piace questa finta educazione, perché tra poco vi insulterete tutti i parenti, le fidanzate. Però adesso si vogliono ancora bene. La prima battle del Mike Tyson, gli ottavi di finale funzionano così. Un minuto a testa e poi quattro quarti libero per un minuto e mezzo. Senza argomento, uccidetevi, sapete già cosa dovete fare. Parte Hydra. Hydra, sei pronto? Sì. Forza, JMS, ragazzi. Sei pronto? Ci siamo, è il momento. 3, 2, 1, Mike Tyson! Tira sulle mani alzate, qui c'è l'MC con le rime più malate e il più onesto. Ho fatto il video per qualificarmi solo per fare serata senza pagare l'ingresso. Non dovevo dirlo, se no mi dicono Hydra è solo ignorante. Lo dicono da quando il mio cazzo nel culo del loro Beniamino è diventato troppo ingombrante. Can't fuck with me, se vuoi fottermi fatti un restyling sulle mani, i coltelli, che sto coglione lì facevo fare lo stage diving. E muore a Francone, gli auguro un tumore. Mi dispiace, forse non dovevo dirlo, ma mi sta sul cazzo, non c'era bisogno di capirlo. Che dolore che ti causo, ti rompo il Mike Scrauso e il Mike Tyson. Ecco, lo sapevo che l'ha spoilerato, lo sapevo che lo spoilerava. Porca troia. Original freestyler, can't fuck with me perché c'ho il mento alla Quagmire. Ho le rime più malate, faccio l'aeroplanino col cazzo, crolla le Twin Tower. Oh no. Non ci dicono se cose, se non passo per ridicolo, mostro. Non si dicono le nostre cose, dai. Oh shit. Frank, ragazzi, non si rimane di tu sei pronto? DJMS, sei pronto? Ok, 3, 2, 1, vai! Yo, ho una potenza che esce dallo stereo, sul vizio il più vero. Hai già fatto vedere che sei uno scemo. Se c'eri tu sulle Twin Tower ci scherzavi un po' di meno. Ma c'ha ragione. Non si possono dire queste cose, dai, sono cose brutte, cioè. Cose troppo brutte da dire, ma neanche in un freestyle che tutto è concesso si possono dire, dai. Tu sai come funziona ancora, perché sai che arriva e suona stili. Ascoltami ai magazzini generali e vedrai quante emozioni generali in magazzini. Oh mio Dio. Questo qua è... Vabbè, riascoltiamola perché questa è assurda. Ancora, perché sai che arriva e suona stili. Ascoltami ai magazzini generali e vedrai quante emozioni generali in magazzini. No vabbè, ma questa quanto ha spaccata. Ascoltami ai magazzini generali, capirai quante emozioni generali in magazzini. Vabbè, queste sono barre. Questo non è un freestyle, queste sono barre. Mamma mia, queste sono barre, questi wordplay sono fuori dal mondo. Questo qua è solo vero rap, come che vengo a fare rime dopo ciao.
prime buone. Io ti fotto la ragazza come ha fatto Icardi e Maxi Lopez. Sfigato, non calcio, calcio mercato. La figa è come il derby, perché mi lancio interamente ubriaco. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? No, vabbè, ma è impazzito. No, vabbè, ma allora sicuramente... vabbè, io c'ho pure la maglia della Juve qua. E lui fa il derby. No, vabbè. Vabbè, ha già vinto Frank. Cioè, che senso ha fare il 4/4 dopo? Che senso ha? Non ha senso, dai. No, vabbè, questa è assurda, dai, questa è assurda. Prima quella dei magazzini generali. Adesso questa figa come un derby perché mi lancio Inter, Milan-Inter... No, vabbè, pazzesco. È pazzesco. Ma che cazzo di minuto ha fatto? Riascoltiamola, dai. Ridicolo. Perché mi lancio interamente ubriaco. Perfetto, coglione. In improvvisazione. Scopo di te, ascolto Coez, tanto che faccio indigestione. Coglione, se che Frank arriva in improvvisazione, sei il primo in posizione, ti mando la posizione. Nel gioco gioco meglio se gioco sotto pressione. Time out! Cosa cazzo è già successo? Pazzesco! Ok, that's the time, oh, man! 3, 2, 1, vai! Ma non ha senso, ma cosa serve fare ancora un minuto e mezzo? Vabbè, per lo spettacolo, ma... cioè non... boh, non lo so, un minuto del genere hai vinto per forza. Frankie schiaccia con la rima, della ganja c'è traccia nella cartina. A skill sono il king del ring, mentre tu di te ring hai la faccia della bambina. Stai zitto, brutto coglione, non si capisce niente, sto cazzo di disabile. Vuole che gli rispondo alle rime, se vuoi darmela bere, almeno parla potabile. Parla potabile, sfigato. Stai zitto, tu sei uno sfigato, non hai lo stile improvvisato. Hai detto dammi da bere, peccato che l'hai detto all'alcolizzato. All'alcolizzato, oh, hai sbagliato, io l'ho detto al ritardato, quindi devi stare muto. Ha parlato del derby e delle Twin Tower, moralista e populista in un minuto. In un minuto? Ma cosa ridi? Aspetta, non l'ho capita questa, fammi risentire. Ritardato, quindi devi stare muto. Ha parlato del derby e delle Twin Tower, moralista e populista in un minuto. In un minuto? Moralista e populista in un minuto. No, però vabbè, dai, moralista, populista, quello che vuoi, però quelle cose non si dicono assolutamente, dai. Le tragedie vanno solo ricordate, basta, non vanno usate in queste circostanze. Lo sai che ce l'ho più fina, sei così ritardato che se metti la sveglia del fuso orario ti suona quella dell'anno prima. Mi suona quella dell'anno prima, ma sto fregone chi cazzo se lo caga, che c'ho le... cioè... no, vabbè, ritardato in ritardo, vabbè, ma no, ma... cioè... Non lo so, è troppo avanti, Frank. Recoci moscia sto coglione che ha fatto mosciare una pillola di Viagra! Compare, si sa, io vengo a fare rap con l'abilità. Mi fa ridere che è detto da uno che ha la faccia che non ha ancora perso la verginità. Non ho ancora perso la verginità, caspita, tanto faccio i porno amatoriali in maschera! Che cazzo me ne fotte, lui li compra su Patreon, paga con la Mastercard. Con la Mastercard, io intanto rappo e sono il migliore sopra il quarto. Io rispondo quando rappo, faccio porno amatoriali usando la maschera di Salmo. La maschera di Salmo, devi stare calmo, questo qua non scherza abbonda. Batto questa stronza, Frank sul palco non c'è come la terza corda. Allora, vedremo il vincitore. Ma no, vabbè, schermo. Sicuro. 3, 2, 1! Ha spaccato troppo. Mamma mia, ha spaccato troppo. Fatemi sapere se questo è la sua battle migliore, perché l'abbiamo sentito, Frank, ha sempre spaccato, ma questa, mamma mia, è stata fuori dal normale questa. Questa è stata una cosa... cioè, è stato allucinante per davvero, cioè, non lo so, guarda.
cioè quella rima dei magazzini generali, poi quella del derby Milan-Inter, cioè no, beh. Poi ne ha fatte anche altre, quello è bello, non è che si è fermato, ci ha girato intorno per arrivare a quelle rime lì, no, ne sparava una dietro l'altra, barre su barre. Agli ottavi di finale è iniziato così, non oso immaginarmi dopo, anche se purtroppo Idra mi ha spoilerato che vincerà, ma non ditemelo, non ditemelo, magari dice così poi invece ha perso, però non ditemelo, dai, tanto domani arriva, domani faccio la reaction e domani sera ce la guardiamo assieme, voi lo sapete già, io lo scoprirò domani e guardiamo il video assieme. Comunque ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa reaction, era la prima del Mike Tyson 2019, se non li avete ancora visti ho già finito sia il 2016 che il 2017, quindi andate a vederli, ci sono le playlist, iscrivetevi al canale, vedrete tutte le playlist assolutamente, potete guardarvi, ci stanno un botto di battle, quindi non vi preoccupate, ce ne avete di contenuto da guardare, io ve ne porto sempre di più. Comunque abbiamo finito anche questa, mettete un like al video, fatelo girare, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo alla prossima. Bella!